Tra i luoghi storici Taormina, Casa Cuseni è sicuramente uno tra i più importanti. Una villa progettata e costruita per volere del pittore Robert H. Kitson nel 1905. Oggi è un piccolo museo dove è possibile ammirare le tracce di personaggi importanti come Oscar Wilde. Ma il vero tesoro di Casa Cuseni sono gli affreschi della sala da pranzo realizzati da Frank Bramway. Taormina diventa famosa in tutto il mondo grazie a Robert Kitson. Taormina era conosciuta nel mondo, diciamo, dal punto di vista del paesaggio, ma diventa un mito grazie a Robert Kitson. Lui è più ricco di Rockefeller e di Onassis messi insieme. Lui è il nipote del re delle locomotive. Lui costruisce locomotive per l'America Latina, per gli Stati Uniti, per la Cina, per la Russia, per tutto il mondo. Lui arriva a 27 anni a Taormina. Ma perché viene a 27 anni a Taormina? La ragione per capire Taormina perché è famosa nel mondo va ricercata in Inghilterra. 1895, Oscar Wilde va in carcere. Appena viene liberato, viene a Taormina. Ma perché Taormina? Venite qua e vi faccio vedere perché Taormina. Questa camera è l'unica camera al mondo fatta da Sir Frank Brangwyn. Brangwyn è famoso e importante in tutto il mondo perché fa dei lavori particolari, fa passare Tiffany dall'American Style al Liberty Style. Brangwyn fa il Parlamento inglese e Brangwyn fa il Rockefeller Center di New York. Brangwyn è l'unico artista inglese ad aver avuto una retrospettiva con artista vivo. Tra Casa Cuseni viene 7 volte, fra cui 4 volte per decorare questa camera. Allora, per capire questa camera bisogna andare indietro nel 1893, quando la rivista The Studio, la prima rivista d'arte al mondo, presenta William von Gloden. E questo barone tedesco, William von Gloden, presenta nella rivista The Studio nel 1893 questa fotografia. Questi sono i ragazzi siciliani del 1893 che girano assolutamente liberi, mentre Oscar Wilde per questa ragione viene imprigionato. Quindi Casa Cuseni va ricercata così. Nel 1897 Oscar Wilde viene a Taormina, Robert Kitson viene a Taormina, incontrano William von Gloden. Robert Kitson ritorna in Inghilterra per vendere la più grande azienda al mondo. Dopo 100 giorni la più grande azienda al mondo viene venduta. Quando arriva a Taormina Robert Kitson, tutta la città di Taormina inchini, onori, perché sta arrivando la grande ricchezza dell'Inghilterra post-vittoriana. In questa casa viene Brangwyn, in questa camera Brangwyn rappresenta l'omosessualità a Taormina, ma guardate, questo ragazzo è alto e biondo, rappresentano l'omosessualità in Inghilterra vestita di bianco e il colore bianco viene contrastato dal nero, l'omosessualità in Inghilterra è ostacolata dalla sua società, quindi il ragazzo inglese in Inghilterra viene contrastato. Mentre il ragazzo siciliano non viene contrastato dal nero, ma viene abbracciato dal blu. Il bianco e il blu, colori del monte Etna, quando è acqua la neve, colori del nostro cielo. Ma questi sono i colori della città di Taormina. Con i colori della città di Taormina, Brangwyn rappresenta l'omosessualità a Taormina. Ma guardate, il bianco è il bianco. Il bianco è contrastato dal nero, il bianco è protetto dal blu. Il ragazzo inglese è alto, il ragazzo siciliano è basso. Se girate attorno al tavolo, guardate. Questa parete, il ragazzo biondo, è Robert Kitson. In Inghilterra lui non è amato come lo è a Taormina. Perché in Inghilterra lui viene giudicato, anche se è ricco, importante, potente, bello, intelligente, la morale inglese gli sta di dietro. Se girate ancora attorno al tavolo, vi rendete conto del perché Taormina è così famosa in tutto il mondo. Perché Brangwyn rappresenterà l'omosessualità a Taormina come la prima famiglia nella storia del mondo. Il ragazzo biondo è il ragazzo inglese, il ragazzo bruno è il ragazzo siciliano, un bambino appena nato, senza
bagaglio. Loro stanno scappando. Sono molto, molto, molto tristi. Dove stanno andando? Stanno andando verso questa parete, verso l'unica parete che a Casa Cuseni non c'è niente. Loro stanno andando verso l'ignoto, verso un percorso che loro non conoscono, ma illuminato dal sole. Stanno andando nel loro destino. Ma qual è il destino di questo bambino? Il bambino diventa grande perché a Taormina gli inglesi, i tedeschi, i francesi hanno cresciuto dei ragazzi siciliani, e i ragazzi siciliani poi sono diventati più inglesi degli inglesi che sono nati a Londra, più tedeschi dei ragazzi che sono nati a Berlino, o più francesi dei ragazzi che vengono da Parigi. Ecco perché Taormina è così globale, perché Taormina ha accettato delle cose che in tutto il mondo non potevano essere accettate.